rigiocare un attimo, nel senso di spiegare il meccanismo delle scatole cinesi. Scatole cinesi che si hanno anche a Lucina, perché, soprattutto all'Eolico, perché tutto nel 2000, all'inizio nel 2008, quando sette persone fisiche, tanti, sei persone fisiche, una società ottengono permessi di costruire e poi tacciano lì nel cassetto fino a giugno del 2011, al 30 giugno del 2011, quando con la firma del dirigente del quarto settore, queste prime sette permesse a costruire vengono volturate altre sette società, di cui cinque hanno sede legale a Bergamo, tra Via dell'Industria 8 e Palazzo Porta Nuova. Nulla di strano se non fosse che cinque di queste sette società hanno un unico amministratore, anzi hanno una famiglia come amministratore, la famiglia Siluni. Beh, dice, cosa si faccia di strano? Nulla se non fosse che il firmatario rappresentante di tutte e sette le società, quindi sia delle cinque che hanno sede a Bergamo, sia delle altre due che hanno sede tra l'Alpanura, è Stefano Zonca, quindi unico rappresentante firmatario. Questo è il primo passo. Passano sei mesi, anzi otto mesi, arriviamo al 13 marzo del 2012, quando queste sette società volturano a loro volta i permessi di costruire. Altre sette società. Io mi sono permesso di definirle i sette nani, visto i nomi. Agnolo, Paolo, Pablo, Francisco, Baccio, potrei continuare, Sandro, cioè nomi strani. Ed è lì che si è accesa la lampadina leggendo nell'Arco Petrolio le convenzioni firmate dal quarto dirigente, dal dirigente del settore. Altra, definiamolo così, altra cosa che ci ha fatto stupire, vengono a firmare questa volta gli amministratori unici delle sette società. Dovrebbero essere persone nuove, visto che si cambia soggetto, e invece no. Tutte e sette hanno ancora lo stesso cognome, Siluni. Siluni Claudio, Siluni Andrea, Siluni Laura. Se non ricordo male, ripeto, era già nella prima voltura, gli amministratori erano Siluni. Però, può capitare, omonimia, anche nel nome, strano. Vado oltre, facciamo misure camerali, quindi non qualcosa di ipotizzato, misure camerali. Proprietaria delle sette società, cioè dei sette nani, permettetemi, continuo a chiamarli sette nani, è la Termo SPA, anche lei sita in Bergamo, via dell'Industria 8. Sette società, sede a Bergamo, via dell'Industria 8, proprietaria la Termo, sede legale, Bergamo, via dell'Industria 8. Va bene, facciamo la Termo, magari così, non c'entrano nulla queste persone con la Termo. E mi rendo conto che presidente del consiglio di amministratore è Stefano Zonca, ossia il primo che ha firmato, che vuole firmare la prima voltura, la Sandro, e ci sono due particelle, una in ogni determina, la 227 del foglio 89 e la 134 del foglio 23. La particolarità è che entrambe queste particelle sono soppresse. La particella 227 del foglio 89 risulta essere soppressa il 9 giugno del 2000. La prima determina novembre 2008. Quindi una particella soppressa 8 anni prima viene inserita in uno schema di convenzione e volturata per ben due volte, e per ben due volte continua a restare particella 227 foglio 89. Stesso discorso dicasi per la particella 23, per la particella 134 del foglio 23, soppressa il 29 dicembre del 2011, quindi siete 4 mesi prima della seconda voltura. Vabbè, vi dico, anche qui hanno sbagliato, volevano mettere le nuove particelle e hanno lasciato le vecchie. Scusatemi la battuta, al comune chi fa le determine evidentemente o non si informa o continua a fare errori di battitura. Due sono le possibilità, non c'è molta via d'uscita. Poi continuo, facciamo l'estratto di mappa, vediamo la 227 che adesso è 225 ed è composta da fabbricati. Allora io mi chiedo, come
com'è possibile inserire una pala in una particella composta da fabbricati, dove c'è lo spazio materiale per mettere una pala. Vado oltre, mi faccio gli estratti di mappa di tutte le particelle e mi rendo conto che la Sandro nella determina ha tre particelle, due contigue e una distante, la 227 ora 225. Mi chiedo, se nella determina si parla di una pala, cosa fanno? Dividono la pala e mettono metà su una particella e metà sull'altra, o ne metteranno due? Mettendone due, siamo già oltre il megawatt. Allora non è l'installazione di una pala fino a un megawatt, c'è qualcosa che non va anche nella determina. E allora a questo punto, ciliegina sulla torta, chiudo con due dati: 8 marzo 2012, 13 marzo 2012. 8 marzo, data di stipula della convenzione, 13 marzo 2012, data della seconda rottura. Domanda: come è possibile firmare una convenzione l'8 marzo 2012 con un soggetto che diventa titolare del permesso di costruire il 13 marzo 2012, cioè 5 giorni dopo? La domanda c'era, a questa domanda io l'unica risposta che ho trovato è che da nessuna parte si può, a Lucia sì. Chiedo, questo era diciamo un po' il gioco delle scatole cinesi che si è creato a Lucera, di questi nomi che strani, ripeto, per cui hanno richiamato la nostra attenzione. A tutto questo però poi ne segue un altro discorso che è un po' un aspetto legislativo che lega l'installazione degli impianti eolici. E a questo io lascio la parola all'amico Francesco.